Rizzo, ci siamo più volte soffermati sul dramma delle ditte dell'appalto che sono letteralmente in subbuglio perché non ricevono stipendi da mesi. Una situazione che davvero si sta incancrenendo e colpisce in maniera pesantissima le famiglie di questi lavoratori. Sì, il limite è stato superato da tantissimo tempo. Noi l'abbiamo denunciato più volte, continuiamo a farlo. Oggi noto, come dire, anche con piacere che anche gli altri sindacati, quasi tutti, si stanno, come dire, allineando su quello che è un pensiero, come dire, abbastanza comune, quello che vanno allontanati. Non sono soggetti seri questi qua, perché questi giocano con la debolezza degli altri, scaricano sull'appalto con quella lettera in cui sospendono tutte le attività AIA. Cioè, colpiscono due volte durissimo. Da un lato rispetto, come dire, all'importanza delle attività AIA che sono finalizzate poi alla tutela della salute e del bene collettivo, dall'altro colpendo direttamente le centinaia e centinaia di lavoratori dell'appalto che sono, lo voglio ricordare, la parte più debole di tutto questo meccanismo, e mettendo nelle condizioni queste aziende che continuano a vivere di acconti, di fatture, perché la tecnica è quella. Mi mandi la fattura, ti do un acconto del 10-20% della fattura e poi accumulo debito. Aziende che vantano crediti per milioni e milioni di euro che sono praticamente a un centimetro dal baratro. Quindi il rischio concreto è che qui salti tutto il meccanismo e ci siano veramente gravissimi problemi a livello sociale. La responsabilità di tutto ciò però continua ad essere del governo, perché il governo dovrebbe avere il coraggio di prenderli e cacciarli. Un governo che si fa minacciare, non reagisce, non è un governo serio.